Amici di GuriaWeb.tv, ben ritrovati e ben trovate anche questi due splendidi ospiti, una new in assoluto per quanto riguarda sia i due personaggi che sono qua con noi, Maddalena Canepa e Lorena Raslo, che ci parleranno di una disciplina molto molto innovativa, una vera e autentica novità per le nostre zone. Sigla! Help me somebody! Allora, benvenuti innanzitutto Maddalena e Lorena, è un piacere avervi qua con noi. Il gancio, la salutiamo, è la carissima certo. Barbara Testa, che poi ci verrà a relazionare del suo recentissimo viaggio in Africa, come ha fatto l'anno scorso. La marcia nell'acqua. Cos'è la marcia nell'acqua, Maddalena? Allora, la marcia acquatica o wave walking, camminata tra le onde, è una disciplina che è nata in Francia e si è sviluppata notevolmente proprio lì. Noi l'abbiamo, tra virgolette, importata da poco grazie al CNAM che ci ha supportato e anche sopportato in effetti. Il Circolo Nautico al Mare di Alassi, di cui è presidente il carissimo amico Ennio Poliano, che è stato molte volte con il nostro ospite, che salutiamo cordialmente. Ennio, esatto. Un vulcano polivalente, quindi non poteva altro che accettarvi a braccia aperte, penso. Certo, il suo entusiasmo ci ha sostenuto notevolmente in questa startup, come dicevamo, e soprattutto la Federazione Italiana Escursionismo, la FIA Italia, che è la federazione che ha recepito in Italia proprio questa nuova disciplina, avendo tra le sue attività la marcia alpina e la marcia di regolarità. Quindi ha unito questa terza attività, che viene fatta invece solo ovviamente lungo le coste. E il Napoliano, Lorena, l'avete già fatto provare? Purtroppo non ancora, ma ci ha promesso che verrà presto. Allora, come si sviluppa questa attività? Come funziona? Sì, allora, si va nel mare, l'acqua deve essere a livello tra l'ombelico e il petto, e ci si aiuta con le braccia, che possono essere utilizzate anche delle palette. Ho visto nei filmati, nelle foto, che usate anche degli strumenti. Sì, ho un'apposita pagaia di una certa misura a seconda dell'altezza del corpo. Un poco come la racchettina che usano quelli che camminano, è vero? Sì. Che si adattano. Esatto, così, è un aiuto per chi vuole fare più fatica, comunque andare più veloce. E si cammina in linea, quindi una dietro l'altra. Questa tecnica permette, diciamo, di sfruttare la scia, quindi chi è davanti tira un poco come i ciclisti, bravissimo, è lo stesso principio, e quindi questa, diciamo, questa metodologia serve per affrontare anche distanze abbastanza lunghe, 4 km, 8 km o 12 km. E in Francia poi fanno proprio anche delle gare o in solitaria da 100 metri, quindi in velocità, oppure in gruppi da 3 o da 5. La vedo a 100 metri a correre fendendo le acque, così manco fosse Mosè che li divide con una bacchetta magica. Senti, è vero che questa disciplina nasce soprattutto da una arte curativa? Sì. Consigliata perché l'acqua annulla notevolmente il peso corporeo, quindi non grava sulla schiena, sulle articolazioni, sui muscoli, che però lavorano tanto. È un principio di rinforzo sul cuore, sulla capacità polmonare, e poi viene fatta soprattutto, è quello che punteremo fare anche noi in inverno, quando lo iodio è anche più... Si mette una bella muta, una bella muta. Una bella muta, i guanti e tutto, sì. Verrò a provare, venga a provare. Lorena, hai parlato delle gare, gare in velocità e gare di fondo. Sì. Ecco, quanti sono obiettivamente i partecipanti in linea di massima a queste gare? Ma in Francia, quando fanno, diciamo, adesso in questo momento stanno facendo le selezioni per poi fare il campionato francese, che sarà ad ottobre, bene o male i partecipanti in ciascuna regione sono sempre un'ottantina, suddivise a seconda... 5.000 tesserati in Francia? 8.000. 8.000, sì. Quindi diciamo che è un bel inizio, e noi speriamo che si sviluppi anche qui, perché... Ci contiamo istruttrici federali, Maddalena e Lorena. Senti, Maddalena, prossimi programmi futuri?
Ad ottobre facciamo la nostra tappa zero di quello che sarà poi il campionato europeo del 2021, che proprio grazie alla convenzione che è stata firmata tra le federazioni di escursionismo francese e italiana si terrà non solo in Italia ma proprio ad Arassio nel 2021. Quindi faremo ad questo ottobre una tappa zero con una prova delle varie specialità e poi contiamo di entrare, superare il record per entrare nei Guinness dei primati di oltre 121 camminatori in linea. Antonio, queste ci segniamocele per la manifestazione dell'anno prossimo, eh? Mi raccomando, eh? Allora... Ovviamente abbiamo bisogno anche di te per raggiungere il numero. Va bene, vengo. Ho già partecipato a una partita di oltre 24 ore. Poi tanti anni fa, apneista, quindi... È apneista, ex apneista. Allora, Maddalena Canapa, Lorena Rasolo, istruttrici federali di Marcio nell'Acqua, salutiamo anche Roberto. Che non è qua con noi oggi. Ravagno, un grande Roberto Ravagno che doveva essere qua con noi, sarà con noi in un'altra trasmissione perché sì, vi aspetto di nuovo. Bene? Grazie. Maddalena e Lorena, grazie di essere stati con noi, grazie a voi che Stefano. Ci avete seguito e non mancate di far vedere il vostro apprezzamento anche con un mi piace. A presto allora. A presto. Arrivederci. Grazie.